Buongiorno, eccoci qui a un nuovo incontro del ciclo di lezioni sulle soft skills per la gestione manageriale di progetti complessi in ambito pubblico. In particolare, il tema che andremo a affrontare, che è quello delicatissimo della gestione delle risorse umane, è soprattutto sulle leve che noi possiamo utilizzare per gestire le persone e come utilizzarle. È molto molto complicato perché ci sono tantissime leve, io credo che voi abbiate fatto corsi di ogni tipo su questi argomenti. Però avere delle leve e saperle usare bene sono due cose molto diverse. Da parte nostra abbiamo già affrontato molti di questi temi negli altri quattro corsi che caratterizzano un po' il nostro pacchetto complessivo. Vi ricordo, quello che stiamo facendo oggi è tutto legato agli strumenti soft per la gestione delle risorse umane. Ma gli altri quattro temi che noi abbiamo affrontato sono la comunicazione interpersonale, la leadership, la negoziazione e la governance. Sono tutti temi giganteschi, no? Io qua ho, per riassumere, elencato ancora tre leve fondamentali, che sono sostanzialmente il lavoro per obiettivi, di cui abbiamo già parlato abbondantemente quando abbiamo affrontato il tema della governance. Però il lavoro degli obiettivi è decisivo perché senza obiettivi non si va da nessuna parte. La valutazione delle prestazioni, che è un altro grandissimo tema, altrettanto delicato e soprattutto nella pubblica amministrazione, vedrete, è un tema centrale, difficile, su cui ci si impantana tanto. E poi il tema del feedback e dello sviluppo delle competenze. Allora, noi oggi non ci occuperemo del lavoro per obiettivi, vi invito a guardare la video lezione sulla governance per quanto riguarda il lavoro per obiettivi. Ci soffermeremo prevalentemente sul tema della valutazione delle prestazioni e, potendo anche, cercheremo di toccare il tema del feedback e dello sviluppo delle competenze. Ma la valutazione delle prestazioni è lo strumento fondamentale. È come dire di un medico che può fare tutto, ma se non vede il paziente, non lo ascolta, non vede come sta, non gli guarda gli occhi, non gli sente il cuore, magari non gli fa degli esami, è impossibile che lo possa curare, perché non saprebbe dove andare. Allora, la competenza chiave, io credo, per un capo che si occupa di persone all'interno della pubblica amministrazione, è la sua capacità di valutare le prestazioni. Naturalmente, valutare le prestazioni è un tema faticoso, faticoso su cui le donne e gli uomini che lavorano nella pubblica amministrazione si impantanano. Si impantanano perché valutare le prestazioni a volte sembra loro di fare delle ingiustizie. Sembra che valutare le prestazioni significhi misurare il lavoro di colleghi, di amici, così. Ma credetemi, valutare le prestazioni è uno strumento di straordinaria equità, uno strumento di merito, uno strumento di equilibrio. Uno strumento difficile, ma se fatto bene, diventa una leva straordinaria per fare sviluppo tra le persone. Allora, una delle cose di cui io vorrei trattare in questo nostro percorso è: ma cosa succede al nostro cervello quando noi valutiamo? Io credo che sia un tema importantissimo. Quello che vi ho fatto, l'immagine che voi vedete è quella della grotta de Los Manos in Patagonia. Che manifesta di un desiderio profondo, no? Questi uomini di 30-40 mila anni fa che dicevano: io ci sono, io conto. Ecco, ci occuperemo di questo, cercheremo di capire questi meccanismi, ma cercheremo di capire qual è il meccanismo interiore. Perché se noi capiamo quale meccanismo accade nel nostro cervello, possiamo capire cosa significa valutare. Allora, una delle cose importanti che noi ci dobbiamo dire è che gli esseri umani hanno imparato a valutare velocemente sin dalle origini della loro esistenza. Per loro valutare significava calcolare in tempo reale rischi e benefici di una potenziale preda. Capire se un altro essere umano era amico o nemico. Valutare la forza e la potenza del vicino. Decidere se un uomo o una donna erano adatti per accoppiarsi, eccetera, eccetera. Ora capite che valutare è sempre stato un elemento centrale legato alla sopravvivenza degli esseri umani. Valutare significa capire al volo: mi posso fidare di quell'altro uomo? Il suo atteggiamento è un atteggiamento di minaccia, un atteggiamento di neutralità o un atteggiamento di amicizia? Il fatto che si muove in un certo modo, il fatto che è nervoso, vuol dire che sta per attaccarmi o vuol dire che teme con me per un pericolo? Sono elementi fondamentali.
E noi questi elementi ce li siamo posti sin dall'inizio della nostra esistenza. E abbiamo imparato a farlo. Il problema è che poi abbiamo sviluppato dei meccanismi di automatizzazione che oggi sono forse il principale ostacolo al fatto che noi possiamo fare bene la valutazione delle prestazioni dei nostri collaboratori, dei nostri colleghi. Per meglio comprendere questi meccanismi, concedetemi pochi minuti di riflessione su come funziona il processo di valutazione all'interno del cervello umano. Ecco, proprio giusto due dati per capire insieme. Il cervello umano lo conoscete, insomma, è un organo che pesa circa 1,5 kg, che è fatto da una quantità smisurata di neuroni, 100 miliardi di neuroni. Che significa che se noi mettessimo in fila questi neuroni, essendo ciascun neurone lungo 10 micron, quindi un centesimo di millimetro, mettendoli tutti in fila noi potremmo fare uno spazio di circa 1.000 km, da Milano a Salerno, per darvi un'idea, anche di più. Ecco, questo qua è un dato, l'intelligenza è data dalla capacità dei neuroni di connettersi tra loro, creando circuiti elettrici, sinapsi. Un nuovo circuito neuronale ci mette 3 mesi per crearsi. E questo è il tempo di cui noi abbiamo bisogno per fare veramente, per comprendere dei meccanismi, ma anche per fare una reale valutazione di una persona che sta lavorando con noi. Le valutazioni non sono istantanee, richiedono tempo. Altro elemento fondamentale per capire il meccanismo della valutazione è legato alla nostra memoria. A fronte di una capacità straordinaria del nostro cervello di elaborare dati, una capacità fantastica di capire, comprendere, di darsi ragioni, di cogliere emozioni e sentimenti, di elaborare dati, noi abbiamo una memoria che è data dalla capacità dei neuroni di immagazzinare informazioni. E siccome sono 100 miliardi di neuroni, e siccome il meccanismo della memoria dei neuroni funzionano come byte, no? Con un meccanismo di acceso spento, noi abbiamo al massimo una memoria di 10 gigabyte. Quindi, a fronte di un cervello impressionantemente complesso, abbiamo una memoria che vale un decimo di quella che è la memoria di un nostro telefono cellulare. Ora, vi rendete conto che questo è un meccanismo pazzesco, no, del cervello? Ecco, nella nostra limitata memoria c'è tutta la difficoltà che noi abbiamo a valutare. Perché? Perché noi, avendo poche memorie a disposizione, abbiamo bisogno costantemente di economizzare la memoria. Quindi di ricordarci poche cose. E cosa facciamo per ricordarci poche cose e comunque mantenere una relazione sociale che funzioni? Usiamo stereotipi, usiamo pregiudizi, usiamo bias, che sono altro non sono che non i pregiudizi, e valutiamo il mondo e le persone attraverso un sistema precodificato che noi ci siamo costruiti o che la nostra cultura ci ha costruito. E quindi noi tenderemo a dire quella persona vale così perché ha i capelli rossi, quell'altra vale così perché è una donna, quell'altra non vale niente perché è omosessuale, quell'altra ancora vale tantissimo perché ha studiato matematica. Ecco, questi meccanismi prescindono da quanto valga la prestazione della persona, ma sono legati a quello che è il nostro bisogno di economizzare memoria. E il cervello economizza, comprime i dati e li decomprime arbitrariamente quando ricorda. Nel comunicare la memoria usiamo stereotipi, bias, che ci permettono di economizzare e semplificare la memoria, ma ai quali finiamo per restare indissolubilmente legati. I pregiudizi ci aiutano, i pregiudizi ci proteggono, i pregiudizi sono dei meccanismi che ci fanno scattare dei campanelli d'allarme, che ci fanno valutare le persone, che ci fanno dire questo vale, questo non vale, che ci fanno dire dobbiamo temere gli zingari perché gli zingari rubano, dobbiamo temere quell'altra categoria perché fa quell'altra cosa, dobbiamo guardarci da quelle persone, invece dobbiamo essere accoglienti nei confronti di questi altri perché sono brave persone. In questo modo io non ho bisogno di ricordarmi delle persone, non ho bisogno di capire chi è Antonio, chi è Massimiliano, chi è Ciro, chi è Mimmo, chi è Giuseppe, chi è Giovanna, chi è Maria, chi è Antonia, chi è Genoveffa. No, categorizzo. Questo meccanismo è devastante nella valutazione. Però attenzione al meccanismo opposto, che siccome il meccanismo della valutazione è devastante, ci sono persone che non valutano. E anche questo non va bene.
Allora, un altro meccanismo che noi facciamo per economizzare memoria è ci costruiamo delle storie che ci permettono di identificarci e riconoscerci in un numero limitato di schemi narrativi, da 8 a 14 si dice, che ritornano costantemente nella nostra vita. Allora, le storie sono come le storie di Cappuccetto Rosso o di Cenerentola, o di Biancaneve o di Pollicino. Sono le storie che appartengono alla nostra vita, che quale quali? Categorizziamo una relazione. Ma attenzione, queste storie sono molto efficaci, tant'è che ce le ricordiamo ancora, tant'è che sono piene del nostro immaginario, ma al tempo stesso ci condizionano, perché ci porteranno ogni volta a ricondurre quelle persone che noi incontriamo all'interno di quelle storie che noi ci siamo costruiti. E quindi sostanzialmente a valutare la prestazione di queste persone secondo dei preconcetti, dei pregiudizi e delle idee a priori e non sulla base di quanto effettivamente hanno prodotto. Vi rendete conto di quanto è potente questo meccanismo e quanto sia grave, però, no? Allora, per questa ragione, cambiare la valutazione che noi abbiamo già fatto di una persona significa cambiare narrazione, uscire dalla zona rassicurante del pregiudizio, cambiare storia. Uscire dalla zona di comfort, vuol dire metterci in discussione, farci delle domande, chiederci delle cose. Ma noi ormai abbiamo quella storia lì, noi abbiamo già deciso che quella persona, siccome ha 54 anni e mancano 6 anni alla pensione, non vuole più lavorare. Abbiamo già deciso che quella, siccome è una donna che viene da Milano, è una persona femminista, libera di costumi e che vuole romperci le scatole la mattina e la sera. Abbiamo già deciso che quel capo, siccome è stato nominato dal suo mentore, allora non vale niente. Perché semplicemente ci è arrivato per raccomandazioni. In realtà sono nella maggior parte dei casi dei pregiudizi, cioè dei giudizi che io faccio a priori, delle valutazioni che faccio a priori. E non vanno bene i pregiudizi, come è noto. Ecco, l'altro meccanismo nel nostro cervello, che è molto potente ed è devastante, è il meccanismo di senso, del senso di equità. Nel nostro cervello c'è un reparto, diciamo così, che poi è caratterizzato dai neuroni specchio, che sono questi neuroni che si attivano e ci fanno sentire le emozioni. Ma in questo reparto dei neuroni specchio ci stanno anche i neuroni che sono sensibili all'equità. E quindi ci portano a combattere battaglie titaniche per avere la sensazione di essere trattati allo stesso modo delle altre persone. Anzi, per avere la sensazione di essere trattati meglio, perché il senso di equità è un senso devastante. Che non si accontenta della vera equità, ma perché, siccome misura quello che viene dato da noi in modo diverso di quello che viene dato agli altri, ha bisogno di avere di più per sentirsi trattato equamente. È un meccanismo vitale, se ci pensate, no? Un meccanismo che riguarda i fratelli che devono essere adattati dalla mamma, e cioè il meccanismo è quello di hai dato più latte all'altro fratellino, e quindi combatto per averlo anch'io. Meccanismo centrale. Ma in azienda è un meccanismo devastante, perché? Perché poi le organizzazioni, anche le organizzazioni pubbliche, hanno a che fare col mercato. E sul mercato a volte le persone per essere prese vanno pagate di più. E quindi ci sono persone che magari sono meno competenti di persone già esistenti in azienda, che guadagnano di più di queste persone. E questo crea senso di ingiustizia. Per non parlare dei grandi privilegi aziendali, no? A cui noi siamo immensamente più sensibili che non allo stipendio, paradossalmente. Noi siamo molto più sensibili al fatto che una persona abbia un piccolo privilegio, abbia, che ne so, un tempo il telefono cellulare, il buono mensa, il parcheggio più vicino all'azienda o tante altre piccole cose. Al tempo stesso utilizziamo il nostro modo di vestirci per sottolineare la nostra eguaglianza ad altre persone, la nostra non eguaglianza, la nostra superiorità. Ecco. In questo senso tutti gli esseri umani sono sensibilissimi all'equità, piuttosto che al guadagno fine a se stesso. E in nome dell'equità nascono incomprensioni, litigi, conflitti, guerre mondiali. In queste condizioni è impossibile negoziare, è impossibile comprendere alcuni meccanismi, è impossibile stare in relazione. Perché? Perché le persone sclerano, impazziscono. E provate a pensarci, non so se vi vengono in mente dei casi vostri in azienda di persone che in nome del senso di equità hanno distrutto tutto. In nome del senso di equità hanno smesso di lavorare. In nome del senso di equità hanno interrotto la relazione con una persona a cui volevano bene.
Difficilissimo questo meccanismo. E purtroppo le organizzazioni, credo che sia un fatto di cui dobbiamo parlare. Le organizzazioni non sono luoghi equi, non sono luoghi di eguaglianza, non sono luoghi di equità. Le organizzazioni sono dei luoghi non democratici dove vige la diseguaglianza. E questo è un dato che tutti noi accettiamo. Noi accettiamo che vi siano delle persone che sono nostri capi, che vi siano degli amministratori, che vi siano dei dirigenti, che vi siano dei responsabili, dei dirigenti, dei direttori generali, che queste persone abbiano più potere di noi, guadagnino più di noi, abbiano più responsabilità, a volte lavorino meno di noi, perlomeno abbiamo questa sensazione. Però lo accettiamo, sappiamo che fa parte del gioco. Ecco, senso di equità è però quel meccanismo che in qualche modo ci impedisce di accettare. E in azienda fa cose devastanti. Allora, come facciamo a valutare noi? Perché questo è il tema fondamentale. Come facciamo a valutare una persona? Come facciamo a superare i nostri pregiudizi, i nostri bias? Come facciamo a superare le nostre emozioni positive o negative? Come facciamo a metterci in gioco in un processo che è così complesso? Credo che valga la pena capirlo a fondo. Allora, per capire questo, io vi faccio una domanda. Ma quale parte del cervello decide se una persona o un comportamento vanno bene o non vanno bene? In altre parole, con quale cervello si valuta? Beh, voi sapete che oggi la narrativa sul cervello ci parla sempre di tre cervelli, no? Ci parla di un cervello rettiliano, che corrisponde al numero uno nell'immagine, che è l'amigdala, che è il cervello sostanzialmente che presiede comportamenti elementari, quali la fame, la sete, il sesso, il potere, la sicurezza, l'accumulo di denaro. È un cervello potentissimo che interviene in realtà meno di quanto noi pensiamo, tranne i meccanismi fondamentali, quello che ci fa sentire la fame o il desiderio del sesso. Però quando interviene, interviene in modo devastante, perché siccome sa che dal suo intervento dipende la sopravvivenza nostra, quando interviene il cervello rettiliano avviene un meccanismo che i neuroscienziati chiamano sequestro emotivo. Sostanzialmente tutte le sensazioni, tutti i vissuti vengono cancellati e soltanto quello che dice il cervello rettiliano viene fatto. Questo è il meccanismo che porta le persone ad aggredirne altre, per esempio, a uccidere a volte, o a diventare profondamente aggressivi quando ci vengono toccati i nostri affetti. Quando ci sentiamo minacciati in qualcosa di importante, quando vediamo che nostro figlio è minacciato, oppure quando abbiamo paura, o quando desideriamo fisicamente un'altra persona. Ecco, questo meccanismo scatta il cervello rettiliano, quello che a Milano dicono anche gli parte l'embolo. In realtà è un sequestro emotivo. Poi c'è il cervello paleomammifero, che corrisponde alla zona 2 della nostra immagine, che è il cervello che si sviluppa quando sostanzialmente gli esseri viventi hanno sviluppato il bisogno di allattare i cuccioli. Hanno sviluppato questo bisogno e col cervello paleomammifero si è sviluppata la sensibilità alle emozioni. Allora, il cervello paleomammifero è quello che presiede all'affetto, alla relazione, alla cura dell'altro, alla cura di sé, all'amore. Ed è una dimensione molto molto importante, perché proprio ci fa vivere socialmente. Sostanzialmente il cervello paleomammifero è il cervello proprio delle emozioni pure, è il cervello dei neuroni specchio, cioè di questi neuroni che si attivano e ci permettono di compatire gli altri. Infine il terzo è il cervello razionale, che invece è quello di pensiero complesso, è quello che occupa veramente miliardi, decine di miliardi di neuroni, che è fatto da tanti meandri, perché ci possono essere più connessioni, più sinapsi, più cose, è il cervello che ci permette di elaborare pensieri complessi, di costruire un grattacielo, di fare dei conti, di comprendere dei meccanismi. Ora, la mia domanda è che quella domanda di prima, vi ricordate, no? Ma quale cervello interviene? Quanto percentualmente interviene il cervello razionale e quanto il cervello intuitivo, che poi è la somma di cervello rettiliano e cervello paleomammifero, nella valutazione di una performance.
nella valutazione di una performance di una persona. Quindi già in un ambito molto specifico, quant'è la parte del cervello intuitivo, quant'è la parte del cervello razionale? Provate a scrivere un numero su un foglio. È il 10% il cervello razionale, è il 20%, il 30%, il 40%, il 50%, è il 70%, il 90%? E il cervello intuitivo quanto è? È il 90% o il 10%? Vediamo insieme. Sostanzialmente il cervello razionale è quello che cerca di capire il contesto, che fa un'analisi SWOT, no? Punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce. Strong, weak, opportunity, threat, no? E quindi è proprio un calcolo, uno si mette lì e fa questi conti, no? È quello che ci dice quali sono i risultati oggettivi che sono stati raggiunti. È quello che ci permette di confrontarci con gli obiettivi da raggiungere. No? Quindi è questa componente qua, no? Il cervello intuitivo invece è legato alla sopravvivenza, alle paure, ai bisogni, al dolore, al sesso, al potere, alle emozioni. Ecco, quanto di questo cervello entra in gioco nel cervello intuitivo e quanto il cervello razionale? Quanto vale il cervello razionale percentualmente sulla valutazione di una performance e quanto il cervello intuitivo? Che numero avete scritto voi? Quanto cervello intuitivo? 10? 20? Signore e signori, il 95%. È difficile accettare questo dato, ma credetemi, e nella mia esperienza di consulente che si occupa di valutazione della performance, vi posso dire che nella maggior parte dei casi entrano in gioco fattori che tutto hanno se non di razionale. E di questo dobbiamo tenere conto, non possiamo non tenere conto, perché altrimenti non capiamo i meccanismi della valutazione. Allora, quali sono i limiti del cervello intuitivo però? Ripeto, cervello rettiliano più cervello per un mammifero. Credo che sia importante capire i limiti, perché noi valutiamo prevalentemente con questo cervello. Usiamo bias per valutare. Siccome abbiamo poca memoria, utilizziamo gli stereotipi, i pregiudizi. È un cervello che è facilmente influenzabile da fattori emotivi. Se una persona mi sta antipatica, o mi ha respinto, o mi piace, o ho una simpatia per lei, questi elementi mi influenzeranno fortemente. È tendenzialmente empatico, non vuole dispiacere il nostro interlocutore, sente il bisogno di compiacerlo e quindi di non dire cose brutte. Non è sensibile ad argomentazioni di lungo periodo. Valutiamo il qui e ora, valutiamo il breve periodo, valutiamo cosa è successo. Ritiene fondamentale l'equità nei trattamenti individuali e in nome di questa equità è disposto a tutto. Vi ricordo il discorso che vi ho fatto prima sul senso di equità, no? Ecco, questi sono i meccanismi. Allora, se vogliamo parlare della valutazione, la valutazione è uno strumento potentissimo per la pubblica amministrazione. Ed è potentissimo proprio perché di solito non si fa e quando si fa male. Ecco, detto questo, credo che sia opportuno parlare di cosa vuol dire valutare. Qual è il valore della valutazione? Nella nostra cultura abbiamo un pregiudizio sul tema del valutare, che si confonde con giudicare, esaminare, disprezzare, credersi superiori a chi valutiamo. Porta con sé una valenza negativa. Credo che questo sia profondamente sbagliato. È profondamente sbagliato perché quando si fa una valutazione della performance noi non dobbiamo giudicare, non dobbiamo esaminare, non dobbiamo disprezzare, non dobbiamo crederci di superiore a chi valutiamo. Semplicemente, in quel momento noi dobbiamo essere dei tecnici che utilizzano dei parametri per capire quanto vale il contributo di quella persona al lavoro che stiamo facendo insieme. La valutazione viene letta come un esame, si lega ai ricordi scolastici o alle pagelle, viene letta negativamente. Per questo noi facciamo fatica a valutare e le persone accettano malvolentieri la nostra valutazione, perché il sottosistema è: sono andato bene, sono andato male, sono bravo, non sono bravo. Valgo qualcosa come essere umano o non valgo qualcosa? Niente di più sbagliato. In realtà l'etimologia di valutare racchiude in sé il concetto di valore, che deriva dal verbo latino vale o valere, essere forte, stare bene, avere potere, essere in grado di. Valutare quindi è dare valore, valorizzare.
Valutare significa dare valore. Valutare significa pesare il contributo fondamentale che questa persona sta dando alla sua organizzazione. E quindi significa anche differenziare. Questo è un concetto fondamentale, un concetto fondamentale che si scontra un pochino con la presunzione del senso di equità, ma è fondamentale. E l'equità, scusate, in tutte i sistemi che noi utilizziamo è una equità nel senso di parità di sistemi di valutazione, parità di criteri di valutazione. Io valuto quella persona meglio di quell'altra perché le sue performance sono migliori, perché il suo contributo all'organizzazione è migliore, non perché è figlio di o è parente di. Ora, il senso di equità mi dice che utilizzo gli stessi criteri, che tutti quanti sono uguali davanti al criterio di valutazione, che sostanzialmente si richiama al concetto fondamentale di égalité della rivoluzione francese, dove per égalité i francesi della rivoluzione intendevano égalité en droit, pari diritti, niente privilegi, non che le persone sono tutte uguali, che è il contrario del concetto di valutazione. Peraltro ricordiamoci anche che noi non valutiamo le persone. Noi non valutiamo mai le persone, non diamo mai un voto alle persone, noi valutiamo la performance, cioè quello che quella persona ha prodotto in quella situazione. E come sappiamo, la performance può essere influenzata da tantissimi fattori, non solo, ma non è strettamente collegata a una superiore intelligenza o cultura. Possono essersi persone straordinarie che hanno delle pessime performance, persone semplici che col duro lavoro, la dedizione, l'impegno riescono a portare risultati straordinari. Ecco allora, non so, una riflessione che vi inviterei a fare, no? Credo che tutti quanti ricordiamo una valutazione scolastica o anche aziendale, ingiusta, non equa, che non teneva conto di situazioni particolari. Ci pensate? Vogliamo pensarci 5 minuti e scrivere alcune situazioni di valutazione che abbiamo ritenuto non equo, non giusto? A me ne vengono in mente parecchie. Mi viene in mente un esame all'università, mi viene in mente qualcosa al liceo, mi viene in mente la prima azienda dove ho lavorato, dove il capo mi valutava male perché non capiva il mio contributo, la mia passione per l'azienda, ma capiva soltanto il suo egocentrismo. Ecco. Mi vengono in mente delle situazioni così, in cui voi avete vissuto un profondo senso di ingiustizia su di voi o sugli altri. Provate a scrivervelo, provate a scrivere una riflessione. Vi chiedo 5 minuti perché penso che sia molto importante fare questa riflessione. Prendetevi questi 5 minuti e riavviate il video quando avete preso questi 5 minuti. E adesso vi chiedo di provare a raccontarlo. Non adesso, in questo momento, perché state facendo il corso, ma parlatene ai vostri colleghi, parlate di queste cose, parlate di valutazione, raccontate di questo corso che state facendo, raccontate di come certe volte certe valutazioni sono state ingiuste. Il problema è, ma ci possono autorizzare queste riflessioni sull'ingiustizia della valutazione per comprendere la valutazione? Noi possiamo giustificarci dietro il fatto che a volte siamo stati valutati ingiustamente per non fare valutazioni? No, non possiamo farlo perché valutare è anche una responsabilità. Ed è uno strumento manageriale per la pubblica amministrazione, soprattutto per la pubblica amministrazione. È uno strumento manageriale che consente di cosa? Di dare e ricevere feedback. La valutazione senza il feedback non esiste, non è nulla. Noi possiamo valutare una performance, ma se ce la teniamo per noi questa valutazione non serve a niente. Noi dobbiamo dare un feedback su questa performance, dobbiamo raccontare alle persone che abbiamo valutato, guarda che su questa attività ha funzionato così. Io ti ho valutato in questo modo per questa ragione, fondamentale. Valorizzare gli apporti delle nostre persone, altro elemento centrale, importantissimo, perché soltanto se io valuto posso capire quanto vale l'apporto di quella persona, quanto vale di quell'altra. E posso anche rendermi conto quale persone sono fondamentali, quale persone possono crescere, quale persone hanno bisogno veramente di una strigliata. E in questo modo io riesco a gestire le mie organizzazioni, il mio gruppo. Attivate
attivare interventi meritocratici, vuol dire distribuire in modo giusto sulla base del contributo delle persone, non sulla base della loro semplice esistenza, quelli che sono quei piccoli margini di meritocrazia che c'è anche all'interno della pubblica amministrazione, che possono essere l'assegnazione dei piccoli bonus, per esempio. Mi ricordo che mi colpiva molto un'azienda di diritto pubblico con la quale ho lavorato, nella quale il dirigente aveva una piccola cifra di bonus da distribuire, che immaginavo essere tipo 10.000 euro per 10 persone. Cosa faceva questa persona? A fine anno dava 1.000 euro a ciascuno dei suoi collaboratori. E non faceva la valutazione, perlomeno dava lo stesso punteggio a tutti per poter dare 1.000 euro a ciascuno. E gli ho chiesto: ma scusa, ma ti sembra giusta questa cosa? Ci sono persone che lavorano di più, che rendono di più, che fanno prestazioni eccezionali, che si mettono in gioco fino in fondo, altre persone che non lo fanno. E lei diceva: sì, hai ragione, ma non me la sento, mi sembra male, per me sono tutti uguali, come se fossero tutti i miei figli. Ma non è così, e anche nelle famiglie i figli non sono tutti uguali. E questo è un tema molto delicato. Noi abbiamo la responsabilità di attivare interventi meritocratici sulla base delle valutazioni che facciamo. Costruire piani di sviluppo professionale. Soltanto valutando io posso capire dove Tizio può migliorare, dove Caio può essere già bravo, dove Sempronio può fare delle cose speciali, dove posso aiutare le singole persone, altrimenti non lo posso fare. Orientare comportamenti in linea con i valori e con gli obiettivi. Orientare, aiutare le persone a comportarsi secondo gli obiettivi definiti. E questa è un'altra attività che io posso fare soltanto se veramente aiuto le persone a essere valutate. Motivare le persone sviluppando il loro senso di responsabilità. Soltanto con la valutazione posso motivare le persone, perché posso dire esattamente qual è il loro contributo allo sviluppo dell'organizzazione e quindi dove possono migliorare. Allora, quali sono i presidi della valutazione? Beh, io direi che la valutazione delle performance, delle prestazioni, presidia molti valori cruciali per la gestione delle persone e per la loro motivazione. In particolare la trasparenza, che sono la chiarezza nei criteri, la responsabilità, la responsabilizzazione, la delega, che è un altro elemento fondamentale, il merito. Da questo punto di vista possiamo affermare che la valutazione è un vostro strumento, è uno strumento principe per chi all'interno della pubblica amministrazione si occupa di persone, gestisce persone. Noi non stiamo valutando una persona, vi ricordo, noi non valutiamo mai le persone, valutiamo i loro comportamenti professionali. Le valutazioni delle performance sono sempre consuntive, basate su fatti e comportamenti osservabili. Altri tipi di valutazione sono solo di tipo predittivo, quali assessment e valutazione del potenziale, ma non afferiscono a dati oggettivi. Allora, quali sono gli ostacoli per una corretta valutazione delle nostre persone? Gli ostacoli principalmente sono la valutazione esplicita, cioè il problema è che non si può non valutare, noi valutiamo sempre, comunque valutiamo. E quindi il tema è tra esplicitare e non esplicitare la valutazione. Questo è un grosso ostacolo, perché? Perché non esplicitare la valutazione vuol dire che le persone si immaginano una valutazione o se ne immaginano un'altra. E questo è un grosso problema, noi dobbiamo intervenire su queste cose. La non valutazione. Ma cosa succede se noi non esplicitiamo la valutazione, se noi non comunichiamo qual è la valutazione? La persona si costruisce la sua percezione della nostra valutazione, si fa una fantasia, si fa un film. Si sente non considerata, non ha elementi per migliorarsi, si sopravvaluta o si sottovaluta. Ed entrambi i meccanismi sono pericolosi sia le persone che si sopravvalutano perché pensano di essere di più o meglio di quello che sono, ma anche le persone che si sottovalutano. C'è una percezione quando noi non esplicitiamo la valutazione che non vi sia trasparenza. Chissà che criteri sta usando, chissà come valuta l'altro rispetto a me, chissà come valuta quella persona che gli piace tanto. E si genera per questo motivo una conflittualità latente, un conflitto che può deflagrare,
ed essere devastante in contesti in cui l'equità, la parità sono così fortemente sensibili e c'è una tale attenzione a questi elementi. Allora, come valutare la performance di una persona? Io penso che esistano tantissimi criteri di valutazione della performance e sono tutti quanti buoni. Peraltro, molte pubbliche amministrazioni hanno dei criteri loro di valutazione della performance, esistono manuali sofisticatissimi, complicati, esistono tutta una serie di meccanismi assolutamente sofisticati che poi nessuno usa, che poi le persone ritengono essere da mettere lì in un angolo, da fare un manuale. Sì, certo, dovremmo valutare in quel modo lì, ma nessuno lo fa. In realtà, valutare una performance è un meccanismo fondamentale. Noi siamo sempre chiamati a valutare le nostre persone, tra l'altro su due aspetti tra loro differenti di cui abbiamo parlato nel primo modulo, abbiamo parlato all'inizio del nostro discorso. I risultati che hanno raggiunto, cioè che cosa, e le soft skill che hanno utilizzato per raggiungerli. Allora, i due meccanismi sono i due meccanismi fondamentali. Risultati, metodo per raggiungere i risultati. E l'uno non funziona senza l'altro. Certo, poi ci può essere la fortuna che porta quella persona che non lavora a ottenere risultati straordinari per un certo periodo, ma soltanto la coppiata di prestazioni date da risultati, ma anche di comportamenti che portano a quelle prestazioni, ci può permettere di valutare veramente un collega e comprendere quali sono le cose che lui ci ha dato, qual è il contributo che lei o lui hanno dato all'organizzazione e che cosa si può fare. Allora, la performance è fatta dal what. Che cosa hai ottenuto? Quanto? In aziende commerciali, quanto hai venduto? Che fatturato hai fatto? Quanti corsi hai erogato? Quante ore di formazione hai messo a punto? Quanti moduli hai compilato? Cioè, il dato oggettivo. E poi c'è il come. Il come è fondamentale. Senza il come non si può essere valutazione, non si capisce cosa stiamo valutando e perché. Il come sono i mezzi che gli hanno permesso a una persona di ottenere un certo risultato, ma è anche cosa ha fatto questa persona all'interno del gruppo. Perché è diverso portare a casa dei risultati, perché uno si mette lì testa bassa da solo, senza parlare con nessuno, ottiene dei risultati, rispetto a quella persona che magari ottiene qualcosina meno, ma aiuta tutti gli altri, ma si impegna con tutti gli altri, ma dà loro una mano. La differenza è abissale tra i due. Allora, la performance sono i risultati, il cosa, il contributo tangibile che noi abbiamo portato all'azienda nello svolgimento delle nostre attività. I sistemi e le modalità di valutazione di questo aspetto della prestazione si possono dividere in due grandi famiglie, sostanzialmente: fissazione e valutazione di obiettivi quantitativi e misurabili, grado di copertura delle proprie aree di responsabilità. E questi sono due sistemi altrettanto efficaci, no? Da un lato io ti do obiettivi quantitativi e misurabili, vedo quanto li hai raggiunti, di quanto li hai superati o di quanto ti mancava. Dall'altro io posso vedere quanto hai coperto la tua area di responsabilità, al 100%, al 90%, al 110%. Al contrario, le soft skills invece coprono l'area di come agisco, come lavoro, come raggiungo i miei obiettivi. Allineano i comportamenti manageriali attesi con quelli agiti. Costituiscono la nostra capacità di mettere a terra, di agire concretamente, sistematicamente e positivamente le nostre conoscenze attraverso comportamenti osservabili, descrivibili e misurabili. Tipicamente si parla di competenze trasversali. Noi all'interno di questo corso parliamo proprio di soft skills, quali ad esempio equità, orientamento al risultato, approccio imprenditoriale, apertura al cambiamento, innovazione, risoluzione proattiva dei problemi, sviluppo di collaboratori, spirito di squadra. Gruppo. Ecco, capite quanto questa componente sia a prescindere fondamentale della nostra valutazione, anche in assenza di un momentaneo risultato. Perché la prima mi dirà quanto ho raggiunto, ma la seconda quanto posso raggiungere in futuro. Allora sono entrambe importanti, ricordiamoci, quando noi valutiamo una prestazione, valutiamo i risultati numerici, i risultati oggettivi, ma valutiamo anche le modalità, perché quelle ci dicono del futuro. Per concludere, la valutazione può declinarsi in svariati modi, ma la bussola non può che essere quella della valorizzazione, della differenziazione, della trasparenza e dell'equità, soprattutto di dare valore. Importante quindi, come vedremo meglio negli altri moduli che faremo, è tendere il più possibile a dare valutazioni oggettive,
ad appoggiarci a fatti concreti, a evitare pregiudizi e giudizi di valore. Soltanto a queste condizioni poi noi saremo in grado di dare dei feedback veramente efficaci. Saremo in grado di intervenire con le persone e dire loro qualcosa di speciale, che è: sei andato così, ti sei comportato in questo modo e hai ottenuto questi risultati. Se forse ti fossi comportato in quest'altro modo avremmo ottenuto qualcosa in più. Però io ho molto apprezzato le cose che hai fatto e lì ci sono le tue margini di miglioramento. Fondamentale. Ricordiamoci, se noi vogliamo cambiare le cose nella nostra amministrazione, nel nostro contesto, dobbiamo imparare a valutare le performance, a capirlo oggettivamente e a restituire dei feedback. Vi ringrazio moltissimo e vi rimando agli altri corsi, perché vanno proprio da declinare le singole soft skills. Al tempo stesso vi dico: mettetevi alla prova, provateci. Provateci tra di voi prima di tutto. Magari iniziate con voi stessi, datevi questi criteri, ma scomponete sempre la parte. E poi cominciate a comunicare, cominciate a dare dei feedback ai vostri colleghi e vedete un po' l'effetto che fa. Vi ringrazio molto, buona serata.